Oh, e cari tutti, ragazzi, io sono Genius39 e ci sono anch'io, Stone. Ok, a tutti, ragazzi, io sono Genius39 e siamo qui in questo nuovissimo video dei PvP di Ellsworth. Siamo all'episodio... non mi ricordo quale. Comunque, poco tempo fa, era Natale, tipo 3 giorni fa, abbiamo fatto lo speciale. Se non l'avete visto ve lo lascio in descrizione e come annotazione qui in alto a destra. Quindi se non l'avete visto andatelo a vedere e iniziamo subito a fare PvP. In questo video utilizzerò soltanto AD perché mi sa che è meglio, perché nello scorso video l'ho usato tutti quanti, diciamo che ho fatto abbastanza pena. Comunque, vediamo un po', il primo PvP sta per partire e siamo contro Roberto 2111 20111. Sicuramente questo qua inizialmente si chiamava Roberto 20, poi però gli altri account ha aggiunto sempre un 1 in più ed è arrivato a Roberto 2111. È la stessa cosa che tra un po' farò pure io con i PG di Ellsworth, aggiungendo sempre 9. Alla fine arriverò a 3.999.999 Genius, perché sì, anche se penso che superi il limite massimo. E c'è un nano qua dietro, piglia il nano veloce. L'ho preso, oh yeah, oh yeah, oh 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 oh, oh yeah. Allora, salve amico Ellsworth, lo so che c'è stato il revamp, sei troppo pro e quindi... che cazzo. Oddio. No, sì. No, dovevo aspettare, col nano non gli levo un cazzo, appunto. Sono stato molto stupido, dovevo aspettare che mi finisse il nano per poi attaccarlo. E vabbè, sono errori che capitano, speriamo che questo errore non mi valga tutta la partita, perché sinceramente non ho voglia di perdere contro questo Ellsworth. E perché c'è un mantello dell'Italia? Che cazzo è? L'ha preso lui il nano adesso, bene, mi farei il culo. Però da nano non mi fa molto danno, quindi devo approfittarne adesso per attaccarlo. Anche perché è un livello 48. Tanto salutano su nella gilda perché sanno che sto registrando, perché erano sul TS e io ho detto che andavo a registrare. Quindi, dato che sto registrando di sabato e la domenica escono i PvP, era intuibile che registrassi questo. Quindi, ragazzi, venite pure sul nostro TS, ci sono stati dei problemini, però abbiamo risolto tutto quanto. Non dovrebbe più crashare il TS. Se venite vi faccio la stanza privata, se siete membri della gilda, ma pure se non lo siete, basta che me la chiedete, ve la faccio nelle stanze private. Vi metto ciò nell'admin della stanza, vi mettete la password, fate quello che vi pare nella vostra stanza. Potete fare pure le cose zozze, quelle però vediamo di evitarle. Perché mi sono fermato davanti a lui? Bene, sono intelligente. E ancora non mi sono trasformato manco una volta, io direi di trasformarmi e di breccare. Tanto il mana non mi serve se mi trasformo, a meno che non debba usare l'acceleratore. Questo qua cazzo non mi ha attaccato per tutta la partita, adesso mi sta facendo il culo. Quindi amichetto, diciamo che mi allontano un attimo e ti colpisco dalla distanza. Sai com'è, sei un evocatore di rune lì, come ti chiami tu. E mi stai facendo tantino male, ma tantino, proprio giusto un po'. Però ti abbiamo ammazzato. Ammetto che mi avresti ammazzato benissimo. Comunque sei morto, mi va bene così. Ce la facciamo ad arrivare in A in questo video? Io penso di no, però forse ci manca poco. Siamo al 73,83, non ci arriveremo mai, ma mai nella vita dovrò fare almeno 30 PvP per arrivarci. O 20, dipende, non lo so. Tanto vediamo quest'altro PvP contro chi siamo. Dimmi che non è lo stesso, ed è lo stesso, Roberto 20111. Ok Roberto, siamo nella mappa preferita di Stone. Spero di non ribeccarlo pure dopo. Adesso vorrà la mia vendetta, poi faremo la bella, perché ci ribeccheremo sicuramente, perché a quanto pare stiamo combattendo soltanto noi. No, però tu non mi attacchi alle spalle, no? È il Zordino, tu non mi attacchi alle spalline. Non vedo l'ora che esca un nuovo personaggio, voglio provare Rose, che a quanto pare è una specie di Chung femmina con le Magnum. Le Magnum, non quello, il dolce, le pistoline. E penso sia abbastanza figo, lo proverò. Spero ci facciano qualche evento quando esce. Dorian qua in Italia dovrebbe uscire verso luglio o febbraio. Febbraio sarebbe meglio, però penso che esca più verso luglio, perché sai com'è. Sempre 5 mesi dopo dal coreano escono le cose nell'italiano. E fatti colpire che c'ho il gigante, quindi ti faccio un fracello di danni. Ma non riesco più a muovermi per bene, non ci gioco molto spesso, quindi perdo l'allenamento. Ok, no, mi è finito il gigante. Non ti ho toccato manco una volta col gigante. Non mi va bene questa cosa, lo sai, vero Ellsworth? Vieni qua, Roberto! No, non ti ho beccato, come cazzo è possibile? Vieni qua, Robertino! No! Quanto c'hai di rancio? No, quella è ambizione. È invulnerabile, non posso fargli un cazzo. Levati quell'ambizione di merda. L'ho beccato, non ci credo, l'ho tirato totalmente a caso. Leviamo la trasformazione.
E non volevo fare questo, però va bene. Non venirmi sempre alle spalle, porca miseria. No, non mi puoi ammazzare. Quanto minchia di danno fai? Cazzo. Hanno potenziato troppo gli Ellsworth. E un'altra volta l'invulnerabilità. Ma che... Mi fai muovere perlomeno. Datemi un elisir del nano, un cesto di lipia, qualcosa che mi serva, cazzo. Perché così non ci faccio niente. Se l'è preso lui lipia o cosa? Se l'è preso lui! Minchia, che la sfiga proprio. Che cazzo devo fare? Ti lascio pigliare la vita, che devo fare? Tanto, non mi cambia niente qua. Guarda, brava, ammazzami. Senti, io per sicurezza uso il sigillo. Poi dove sei finito tu? Vieni qua. Ora mi puoi ammazzare pure. Puoi ammazzami adesso se mi devi ammazzare. Se mi devi ammazzare mi devi ammazzare adesso, prima che mi finisca. Perfetto, bravissimo. Ho preso pure i DP che non... Non me lo trasformo, però ok, ce l'ho fatta. E non mi colpisce, cazzo! Cos'è sto? Coso che avevo addosso? No! No! Perché non me lo salta? Scavalca una buona volta! Cazzo sto Ellsworth. Vieni qua che forse riesco ad ammazzarti. Se ce la faccio, sì, che ce la faccio. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ce l'ho fatta! Sì! Sì! Schiamo un GG, ma non per prepotenza. Ha fatto una buona partita, ho vinto a culo. Non ci ricombatto contro di te, basta. E dimmi che non trovo un altro Ellsworth. Magari non sempre lui. E I am the fish, basta, abbiamo capito che saluti tua mamma. Adesso pure al contrario l'ha salutato. Vabbè. Terzo PvP di quest'oggi, ne facciamo 4, sperando che non sia di nuovo Roberto 20111. No, per un altro Ellsworth, livello 80 stavolta. Red Sword primo. Lui è il primo della sua dinastia del Red Sword. Questo qua mi aprirà sicuramente il culo. O forse no. Boh, combattiamo come meglio sappiamo. E poi vedremo. Ok. Se lo ribecco gli faccio la stessa cosa. Si è trasformato e c'è l'invulnerabilità. E qua non invul... Che cazzo è sta velocità? Oh! Mai stati così veloci gli Ellsworth. Gli hanno potenziato pure la velocità. Che cazzo è? Wow, 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 wow. Porco schifo. Allora, intanto mi detrasformo e mi ritrasformo per avere più potenza nell'acceleratore di particelle. Me lo facesse fare magari, però. Che cazzo? Come sono morto? Ma non mi ha toccato. Vabbè. Ah, questi bug. Non ci combatto contro di te. Facciamo l'ultimo PvP. Sperando di non beccare un altro Ellsworth. Cazzo. Su 4 PvP non posso beccare soltanto Ellsworth. Ora dammi in arena. Che tanto. Ok, no, un Chung. Un Chang, Chong, Chin, Chun, Chang. Sirio secondo. Questo qua è parente di Redsworth primo. Però lui fa parte di un'altra dinastia. Ed è il secondo re di quella dinastia. Ok, perfetto. Prima c'avamo il 20111esimo. Vabbè. Vieni qua, bravissimo questo Chung. Bravo, 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 bravo. Livello 70, ma non mi sembra molto sveglio. Però sicuramente facendo tutti questi colpi sto dando un sacco di mana. Nelle sue mosse gli serve un bordello di mana. E chiamo pure il Raul. Oh, per una volta non è venuto Willard. Incredibile. E lo stiamo un pochino devastando questo. E mi piace come cosa. Mi va assolutamente bene. E adesso lo vorrei finire con inversione del cerchio. Peccato che non basti. E una combo e muore. Chiamiamola combo. Ho tirato colpi a caso, però è morto. Ed è quello l'importante. E ok ragazzi, 4 PvP. Ne abbiamo perso soltanto uno su 4. Anche se uno lo stavo per perdere. Però diciamo che va benissimo. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, iscritti. Non so quanto sia durato sto video perché mi è sembrato molto veloce. Però vabbè, ho fatto 4 PvP. Di solito ne faccio sempre solo 4. Se non avete visto il video speciale di Natale, andatevelo a vedere, lo trovate in descrizione, in alto a destra nella notazione, come già detto. Mettete mi piace alla pagina Facebook, dovremmo essere arrivati a 100 mi piace. O ci manca un solo mi piace. Quindi muovetevi a mettere mi piace. Fate la nuova del craft e mi video in descrizione. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi e passate al nostro TS.